Per quanto fioca, una famiglia è sempre una luce nel buio del mondo. L'oscurità crescente della sera che avvolge Piazza San Pietro sembra dare più spessore all'affermazione del Papa, che raggiunge verso le 19 le decine di migliaia di persone, parrocchie, movimenti e comunità che hanno voluto vivere insieme la veglia di preghiera alla vigilia dell'apertura del Sinodo sulla famiglia. Dopo alcune testimonianze di coppie e famiglie, Francesco ha invocato con la folla lo Spirito Santo perché, ha affermato, accompagni i padri sinodali nell'ascolto e nel confronto, così che il Sinodo, ha auspicato, sappia ricondurre a un'immagine compiuta di uomo l'esperienza coniugale e familiare, riconosca, valorizzi e proponga quanto in essa c'è di bello, di buono e di santo, abbracci le situazioni di vulnerabilità che la mettano alla prova, povertà e guerra, malattia e lutto, ma anche, ha detto il Papa, le relazioni ferite e sfilacciate da cui sgorgano disagi, risentimenti e rotture, per restituire la famiglia alla sua più autentica dignità e vocazione. E luogo la famiglia di santità evangelica realizzata nelle condizioni più ordinarie. Vi si respira la memoria delle generazioni e si affondano radici che permettono di andare lontano. È luogo del discernimento, dove ci si educa a riconoscere il designio di Dio sulla propria vita e ad abbracciarlo con fiducia. È luogo di gratuità, di presenza discreta, fraterna e solidale, che insegna a uscire da se stessi per accogliere l'altro, per perdonare e sentirsi perdonati.